Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va, ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione molto 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 particolare che a mio modestissimo avviso mi fa veramente molto pensare. Allora, negli ultimi giorni sono arrivate delle dichiarazioni molto importanti del nostro, di alcuni membri della nostra dirigenza. Insomma, che io veramente ho preso veramente male. Quindi siamo qua per parlarne perché sono veramente furioso, vi devo dire la verità, cioè nel senso che sto contenendomi dal non sclerare. Mi fa veramente pensare quello che ho visto. Vi dico la verità, ma ve lo racconto, cioè fra pochi secondi vi racconto tutto quello che dovete sapere, in modo tale che ne parliamo comunque insieme, visto che ci sono veramente varie cose che vi devo dire e ci sono delle cose gravi, ci sono delle cose abbastanza strane. Delle cose che non mi piacciono per niente. Prima di iniziare, tre cose molto semplici: l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina, sempre ragazzi, delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, è veramente molto importante. Io vi ricordo, ragazzi, che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, no, ragazzi, io vi dico che non vi arrivano i video. Quindi mi raccomando, se volete continuare a ricevere video, basta fare questa cosa. Se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Allora, io sapete cosa non sopporto? Non sopporto i codardi. Io i codardi non li sopporto. La gente che fa finta di niente anche quando ha un problema, che non prende, non si impegna per cambiare le cose. A me non, io non sopporto i codardi. Allora, tu nell'ultimo anno hai ricevuto un sacco di feci sulla faccia, letteralmente chiunque ha provato a macchiarti, chiunque ti ha fatto del male. Abbiamo prima l'anno scorso, poi c'è stato questo caso delle intercettazioni. Non so se vi ricordate che negli ultimi anni ha tenuto banco perché praticamente la Juve era stata spiata da determinati soggetti e quindi ci sono stati dei problemi che attualmente, per come la vedo, sono molto gravi. Bene, i dirigenti della Juve negli scorsi giorni, quando sono stati intervistati, perché ci sono state varie dichiarazioni di vari dirigenti della Juve, sto parlando dei dirigenti nuovi, quindi di nuovi dirigenti, anziché far notare questa cosa e dire: guardate, noi abbiamo visto che è successa questa cosa, comunque volevamo parlare di questo argomento perché è una cosa che ci lascia perplessi, è una cosa che ci dà problemi, noi prenderemo provvedimenti. Qualsiasi cosa che potesse essere un segno di interesse nei confronti della società, questi tizi non hanno detto una parola. Cioè, tu sei l'amministratore delegato, sei il presidente di una società che negli ultimi anni è stata spiata, accusata, condannata, cioè abbiamo avuto una marea di problemi, fai un'intervista sulla Juve dove devi parlare di Juve e tu non hai le benché minime gonadi di dire le cose, cioè tu non sei abbastanza uomo da dire le cose di fronte alla telecamera, cioè tu non sei stato abbastanza uomo da dire: questa cosa ci ha dato fastidio, prenderemo provvedimenti, oppure intervenire sull'argomento e dire delle cose chiare, dove tu fai vedere che non ti fai prendere in giro, dove tu fai vedere che ti interessa la Juventus. Allora qui torniamo sempre al solito discorso che io vi sto facendo da un anno e mezzo, dove io vi dico: raga, il problema principale di questa squadra qua è la società ma che ci abbiamo attualmente. Perché una società con persone vere che tengono alla squadra e che vogliono che la squadra vada a alti livelli non tirano fuori argomenti inutili durante, ma affrontano le cose chiaramente e ti dicono le cose come stanno e dicono: oh, vedi che noi ci siamo resi conto di questa cosa, ci siamo resi conto che c'era qualcuno che ci tramava, noi prendiamo provvedimenti, noi andiamo da un tribunale, noi andiamo a tutela, niente, noi proviamo a dire qualcosa su questo argomento in modo tale che niente, immobili come dei vermi senza nessun tipo di dignità. Cioè potete anche calpestare la Juve, ci potete sputare sopra la Juventus, nessuno muove un dito. E poi io vi devo sentire che i problemi di sta squadra stanno in campo. Sì, stanno in campo, quelli sicuramente, ma voi vi rendete conto che il problema principale sta in società?
Cioè, mi serve ancora tempo per capirla sta cosa, ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma dopo tutto quello che ti è stato fatto, non spendi una parola a favore della Juventus, non dici una cosa a favore della Juventus? Ma di che cosa si sta parlando? Ma di che cosa si sta parlando? Ma di che cosa si sta parlando? Tu dovevi sputare proprio, dovevi metterti lì di fronte alle telecamere a fare il leone di fronte alle telecamere e a dire: oh, ma come vi permettete di aver fatto sta cosa? Mo' ce penso io a dire quello che devo dire, perché rappresenti comunque una società. No, non hanno detto una parola. Non hanno detto una parola. Quando lo dico io che a sta gente non gliene frega niente. A sta gente qui, della squadra, non gliene frega niente. Questa è gente che va presa e va estirpata dalla Juventus, da Elkan agli altri. Vanno estirpati dalla Juventus, perché questo è un virus intestinale grosso come una casa. E finché la Juve non si libererà di sti pagliacci, la Juve non vincerà mai. Non sarà mai una società vincente. Mai. A meno che non arriva qualcun altro. Cioè, ma tu ti rendi conto? Sembra di stare ai tempi di Ranieri e Del Neri. Società Ranieri, prima di Ranieri, no Del Neri, scusate. Ranieri, Deschamps, società assente. Questo è lo stesso tipo di società. La società di cui della Juventus non gliene frega niente. Tu fai interviste, parli di una marea di cazzate. Tu hai detto una marea di cavolate. Se tu leggi le interviste che hanno fatto negli ultimi giorni, ti esce il sangue ti fai sanguinare dalle orecchie per le cavolate immonde che loro hanno detto. Non hanno detto una parola su tutto quello che è successo. Una parola, avessero detto una parola su quello che è successo, dice sì, però vogliamo far sentire, no? Vogliamo far vedere che noi siamo parte di questa cosa, vogliamo. Niente, non hanno detto una parola. Una parola. Capito? Se c'è stava qualcun altro qui, scoppiava il finimondo. Non ha detto una parola. Come si può continuare a credere che questa sia una società forte? E che il problema della società sia il giocatore, l'allenatore, lo schemino. Non c'è chi comanda. Non c'è chi comanda. Non c'è chi comanda. Lo vuoi capire oppure no che non c'è nessuno a cui tu ti puoi rivolgere per andare a comanda, per andare ad avere un po' di cosa? Voglio rivolgere a qualcuno che mi dia una mano in questa. Non c'è nessuno. Nessuno a chi. Lo vedi qui si cambiano giocatori, si cambia allenatore. Questi sono sempre gli stessi, questi qui li rovineranno anche. Questo lo vedi cambia allenatore, ti vedi cambia allenatore, cambi giocatori, compri giocatori nuovi. Questi sono capaci di rovinare un progetto di squadra da capo. Perché questi non gliene frega niente della nostra squadra, non gliene frega niente. Se no tu dovevi avere proprio il piano, dicevo, avvicina la telecamera e parlo di questa situazione. No, nessuno ha parlato. Nessuno si è degnato di dire una parola sulla Juventus. Cioè, non hai detto una parola sulla Juventus e sui problemi che la Juventus sta affrontando attualmente. Non c'hai avuto una voglia di fare le cose. Mai. Ma si può sapere, ma si può sapere in che mondo vivete, ragazzi? Ma si può sapere in che mondo vivete, ragazzi? Ma stiamo scherzando? Ma tu non dici una parola su un argomento. Ma tu è un anno che ti stanno a fa martire praticamente, ti stanno a buttare le pietre in faccia e tu non dici una parola su quello che è stato detto perché stai a pensare a tutte che le cavolate che dici durante l'intervista. Vatti a leggere l'intervista, vatti a vedere quello che hanno detto. Di tutto si parla tranne che dei problemi della Juve. Sta tutto a posto la Juve, quindi la Juve è tutto normale. È tutto nella norma, non ci sono problemi, è tutto pulito, non abbiamo disagi, la squadra è competitiva, la gente attorno sta tutto a posto, quello che ci fanno a noi sta tutto a posto. Tu ti rendi conto di questa cosa? Tu ti rendi conto di questa cosa? Ragazzi, io sono esausto. Esausto di mettermi di fronte a sta gente che non vale niente, perché questa è gente che non vale niente. A spiegare le cose dalla mattina alla sera a favore della Juventus. Cioè, quello che devono fare loro lo sto a fare io praticamente, lo stiamo a fare noi. Quello che devono fare loro, cioè difendere la società, lo sto a fare io. Lo stiamo a fare noi come community, perché loro non muovono un dito. Loro non muovono un dito sulla Juventus.
Quindi non mi venite a parlare di società, non mi venite a parlare di meriti, non mi venite a parlare di gente della Juve, perché la Juventus non è la Juve. Cioè questa non è la Juventus. Poi se voi siete abituati ad avere la Juventus con gente che non ha neanche non c'è neanche lo stimolo di difendere. Cioè io non sono stato abituato in questo modo. Questa è una società orribile, che non ha senso, di pagliacci. Ce ne sta uno solo, ce ne sta buono, è quello che è arrivato l'anno scorso. Per il resto sono una banda di pagliacci, non li voglio nemmeno vedere. Io non li voglio nemmeno vedere. Lo sai cosa vuol dire vedere? Io non li voglio nemmeno vedere in cartolina, sta gente. Quando se ne vanno, mi avvisate. Io non li voglio nemmeno vedere. Non li voglio nemmeno vedere. Perché tu dovevi avere la prima cosa che tu dovevi fare era affrontare l'argomento e farti rispettare. Manco quello hai fatto. Manco quello hai fatto. Fai schifo proprio come dirigente. Fai schifo, lo posso dire. Si può dire che come dirigente facciano pietà, eh? O li vogliamo difendere anche questa volta? Vogliamo far finta di niente? Difendiamoli. Difendiamoli, tanto la Juventus è tanto sta tutta a posto alla Juventus, no? Non ci sono problemi alla Juventus, è tutto nella norma, è tutto normale, è la Juve che voi sapete già. Cioè, questo è, capite? E io mi devo prendere lezioni da sta gente, lezioni di juventinità da chi? Da sta gentaglia, da sta gente qui mi devo prendere lezioni di Juventus. Io tifo Juventus da quando avevo il pannolino, raga, e te posso assicurare che tutto questo non è normale. Quindi dico, ho visto periodi belli e periodi brutti, ho visto periodi in cui si è vinto e periodi in cui non si è vinto niente. Questo è un periodo veramente orribile, sotto tutti i punti di vista. La colpa principale, tutto questo è anche relativo a quello che vedo, perché voi non avete l'interesse nei confronti della Juve, voi non ci avete interesse mai, mai interesse nei confronti di questa società, non ce l'avete mai avuta, non ce l'avete mai avuto interesse, capite qual è il discorso? Mai avuto un interesse nei confronti della società, però state lì senza far niente dalla mattina alla sera, perché tanto che vi frega a voi. Tanto state lì seduti, prendete e state alla Juve, capito? Arrivederci. Tanto che vi frega a voi, ragazzi.